Mi chiamo Andrea Serra, sono uno scultore italiano. Ringrazio tantissimo The Heaven per avermi commissionato Fiorire, un'opera realizzata esclusivamente per loro. Leggendo il progetto ho sentito subito la connessione con loro, perché anch'io realizzo delle opere, hanno un stretto legame con la natura. Quindi sono rimasto entusiasmato di questo progetto. Farne parte, insomma. No, per me il benessere consapevole è il giusto connubio che c'è tra noi umani e la natura, un connubio primordiale che crea, insomma, un'unione, una simbiosi con la natura. E quindi ho voluto creare dei movimenti armoniosi che venissero, insomma, assorbiti dall'osservatore, cercando di creare così un connubio con esso. La qualità delle mie opere è che me ne sono varie qualità. Per me, dato che sono ispirato dalla natura, io rispetto della natura, quindi le rendo anche la lavorazione stessa è resa ecosostenibile. Poi utilizzo anche una roccia molto particolare, che è una roccia, è un fondale marino della mia terra, il Salento, ed è ricca questa pietra di fossili di origine marina, sia vegetali che animali, che oggi li ritroviamo all'interno di questa roccia qui. Il valore per me dell'artigianalità, della manualità, è molto molto fondamentale, perché, ripeto, la mia arte fa parte della naturalità del mio essere. Quindi, non utilizzando attrezzi, macchinari, si stringe un legame con la natura, che è quello fondamentale per me. Si inserisce con l'ecosistema Even, secondo me, perché c'è un legame. Un legame perché io cerco di donare alle mie opere il benessere che la natura cerca di darmi. E io, realizzando queste mie opere, cerco di dare al visitatore le stesse mie emozioni che percepisco. Quando le porte apriranno, non vedo l'ora di vedere i visitatori, l'effetto che farà la mia opera ai visitatori. Tutto ciò che la natura ha trasmesso a me, io ho cercato di donare alla mia scultura, voglio vedere se verrà poi percepita, assorbita dall'osservatore, dal visitatore.